Canto 30. Ci fu un tempo in cui Giunone si offese contro la stirpe tebana a causa di Semele, figlia di Cadmo, re di Tebe, da cui a mori con Giove nacque Dioniso, Bacco. Questi fu poi allevato dalla sorella di Semele, Ino, moglie di Atamare, re di Orcomeno. Per tutto questo Giunone si vendicò stroncando tutta quella famiglia. Così Atamante impazzì dal dispiacere, tanto che vedendo la moglie Ino venirgli incontro con i due figli in braccio, la scambiò per una leonessa con i leoncini, gridando: «Tendiamo le reti così che io possa prendere in trappola la leonessa con i leoncini!» Poi afferrò uno dei bambini, che si chiamava Learco, e lo uccise sbattendolo contro un sasso. Allora la madre Ino, disperata, si uccise con l'altro figlio, gettandosi in mare. E quando il destino fece crollare la grandezza di Troia, che aveva potere su tutto e tutti, in modo che quel regno del suo re furono insieme cancellati dalla faccia della terra, Ecuba, moglie di Priamo, angosciata, misera, sola e ridotta in schiavitù dopo aver visto la figlia Polissena uccisa sulla tomba di Achille e dopo aver ritrovato il cadavere del proprio figlio Polidoro sulla riva del mare, mutò i suoi lamenti in latrati, come quelli di un cane. Tanto il dolore le aveva stravolto la mente. Però non si videro mai persone impazzite, né di Tebe né di Troia, diventare tanto feroci, né ferire bestie come invece vidi fare a due anime furiose che, mordendo, correvano nel modo in cui corre veloce il maiale bramoso, quando gli si apre il porcile. Uno dei due azzannò Capocchio alla nuca e, tirandolo, lo trascinò per il fondo roccioso della bolgia. Allora Grifolino, l'aretino che rimase solo, tremando, mi disse: «Quel folletto è uno spirito maligno che si chiama Gianni Schicchi, appartenente alla famiglia dei Cavalcanti, e corre rabbiosamente conciando in quel modo gli altri!» «Oh!» esclamai. «Ma allora, prima che l'altro non ti ficchi addosso i denti e sperando che ciò non accada, non esitare comunque a dirmi chi è l'altro spirito, prima che se ne vada!» Ed egli a me: «Quella è l'antica anima di Mirra, scellerata, figlio di Ciniro, re di Cipro, che si innamorò del padre e con l'aiuto della nutrice lo ingannò, fingendosi un'altra. Scoperta, fuggì dal padre che voleva ucciderla e fu trasformata in Mirra. Ella compì il peccato con il padre falsificando la propria persona, così come Gianni Schicchi, per guadagnarsi la cavalla, si trasformò falsamente in Buoso Donati, facendo quel testamento e dando ad esso forma tale da renderlo legalmente valido.» E dopo che i due rabbiosi furono passati e sopra i quali avevo concentrato la mia attenzione, rivolsi lo sguardo sopra gli altri dannati. Io allora vidi una cosa che, se non avesse avuto le gambe, cioè la parte del corpo forcuta, si sarebbe potuto dire fatto come un liuto, data la larghezza del ventre a causa di una sicura forma di idropisia. La grave idropisia che rende deformi le membra del corpo a causa della corruzione degli umori interni, in modo che mentre il ventre ingrossa, il volto e le altre parti non ricevono alimento e si rinsecchiscono, costringeva quello spirito a tenere le labbra aperte, come fa il malato di etisia, che per la sete tiene il labbro inferiore piegato verso il mento ed il labbro superiore rivolto in su. «Oh, voi che siete in questo triste mondo, senza alcuna pena, ed io non so capire il perché, guardate e considerate la mia misera fine, cioè quella del maestro Adamo. Io da vivo ero un falsario e battevo fiorini falsi sotto il conio di Firenze. Poi fu scoperto e fui arso vivo. Ebbi comunque, finché vissi, tutto quello che volli. Ed ora, disgraziato me, il mio unico desiderio è quello di avere una goccia d'acqua. I ruscelletti che dai verdi colli del Casentino scendono giù fino all'Arno rinfrescano i loro alvei,
mi stanno sempre in mente, e non invano purtroppo, perché la loro immagine accresce la pena e rende la sete ancora più intensa e grave da sopportare di quanto faccia la stessa idropisia, che è la malattia che mi rende scarno il volto. Pertanto la rigida giustizia divina che mi punge a fondo attraverso una sua imperscrutabile volontà trova modo di rendere ancor più frequenti i miei dolori ed i miei sospiri proprio dai miei ricordi. Là è il castello dei conti di Romena, Aghinolfo, Guido ed Alessandro. Da loro istigato falsificai la lega del metallo coniato con lo stampo di San Giovanni Battista e per questo fui bruciato. Ma per quanto sia setato, pur di vedere qui l'anima perduta di Guido, di Alessandro o del loro fratello Aghinolfo, non cambierei quella vista con la fontana di Fonte Branda a Siena, dove c'è tanta acqua. L'anima di uno di essi, quella di Guido, è già in questa bolgia, se le anime arrabbiate dicono la verità. Ma che mi giova sapere che quell'anima è qui se non posso avere la soddisfazione di vederla, perché non mi posso muovere. Se io fossi abbastanza leggero per potermi spostare ogni anno di un'oncia, che è la dodicesima parte di un piede, sarei già in cammino cercando loro fra questa gente sconcia, nonostante la bolgia sia lunga 11 miglia e larga 30 miglia. Io sono qui in questo mondo per causa loro, i quali mi indussero a battere fiorini che avevano 3 carati di metallo non prezioso, cioè una parte di essi era, in pratica, falsificata, e quindi divenni un falsario. Ma ora dimmi, chi sono quei 2 disgraziati che emanano fumo, come accade d'inverno con le mani bagnate, quando il vapore prodotto dalla pelle si condensa ed appare visibile, e che giacciono stretti l'uno all'altro, lì, alla tua destra? Li trovai qui, quando caddi quaggiù in questo abisso, e credo che essi non si muoveranno più per l'eternità. L'una è la moglie di Putifarre, la falsa, che accusò l'ebreo Giuseppe di averle usato violenza e così lo fece imprigionare, e l'altro è il greco, antico mentitore, Sinone, che rimase presso la città di Troia per convincere, e vi riuscì, i troiani a portare entro le mura il cavallo. Entrambi, a causa di una febbre acuta, puzzano terribilmente di bruciato. Allora uno di loro, Sinone, che si offese per essere stato nominato in modo così sprezzante, gli percosse con un pugno la tesa e grossa pancia, e quella suonò come fosse stato un tamburo. Allora il maestro Adamo gli colpì il volto con un braccio, con un colpo che non sembrò meno violento, dicendogli: «Anche se non mi posso muovere per la pesantezza del mio corpo, ho pur sempre un braccio che posso ancora usare!» «Quando ti portavano al rogo non avevi il braccio così svelto, ma lo avevi così, ed anche di più, quando falsificavi le monete!» «Dici la verità per quanto mi riguarda, ma non dicesti il vero quando a Troia ti fu richiesta la verità e tu invece tradisti quella fiducia!» «Anch'io confessai il falso, ma tu falsificasti le monete, ed io in fondo sono qui per una sola colpa, quella sola menzogna, tu invece per moltissime colpe, perché furono numerosissime le monete che coniasti false. Quindi le tue colpe sono anche più numerose di quelle di qualsiasi altro di questi dannati!» «Ebbene, spergiuro, ricordati di quel cavallo che rappresentò una colpa molto grande, anche se unica», rispose quello che aveva quella grande pancia gonfia. «E ti rechi tormento il fatto che ciò è comunque una grande colpa che nel mondo tutti conoscono. E te,
ti tormenti la sete che ti fa crepare la lingua, e ti tormentino gli umori marci che hai dentro e che ti gonfiano il ventre, in modo da farne come una grande siepe e una barriera davanti agli occhi. A te ti si squarcia la bocca per la sete come a me la lingua, e se io ho sete e l'umor guasto mi rigonfia la pancia, tu non solo hai sete, ma in te c'è arsura, ed in più il mal di testa che ti tormenta, e certamente se tu potessi, non avresti bisogno di essere invitato per leccare un po' d'acqua. Io ero tutto intento, anche troppo, ad ascoltare quei due, quando il maestro mi disse: «Continua pure, sai, a non fare altro che guardare. E dal momento che ti piace tanto stare a guardare una rissa, quasi quasi anch'io mi metto a litigare con te». Quando sentii il mio maestro parlare in questo tono verso di me, così duramente, con ironia e rimprovero, mi volsi verso Virgilio e lo guardai con tale vergogna che ancora sono tanto vivi nella memoria l'impressione ed il dispiacere. Come colui che fa un sogno doloroso e pauroso, e mentre sogna desidera che quel male che sta provando sia solo un sogno, questo provavo io, e per la vergogna non potevo nemmeno parlare per scusarmi. E mentre desideravo scusarmi con le parole e non potevo pronunciarle, mi scusavo con quella evidente ma silenziosa manifestazione di vergogna, senza rendermene conto. Infatti il maestro disse: «Una vergogna molto più piccola della tua può lavare un peccato ben più grande, ed il tuo peccato non è stato poi così grande. E perciò liberati da ogni rimorso, e considera che io ti sarò sempre vicino se avverrà ancora che tu ti trovi dove sono persone simili che litigano e si odiano, e non dimenticare che il voler udire e vedere tali spettacoli è un desiderio molto basso e meschino».